Buonasera dal TG6, apriamo con il processo di Bussi, avvelenamento colposo e aggravanti per il disastro colposo. A distanza di 2 anni dalla prima pronuncia della Corte d'Assise di Chieti, questo pomeriggio è arrivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila che ha decisamente modificato il quadro. La sintesi del lungo e articolato dispositivo letto dal Presidente della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, Luigi Catelli, è che l'avvelenamento aggravato è stato riconosciuto prescritto. In merito al disastro colposo, il riconoscimento dell'aggravante annulla la prescrizione, consentendo così la condanna di 10 imputati. La sostanziale modifica della sentenza di primo grado ha prodotto, secondo quanto letto dal Presidente della Corte d'Assise Catelli, risarcimento danni e provvisionali a carico degli imputati, quantificati in milioni di euro. In Corte d'Assise a Chieti il 19 dicembre 2014 i 19 imputati furono assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere, mentre il reato di disastro ambientale era stato derubricato in colposo e quindi prescritto. Dei 19 imputati, uno, Vincenzo Santamato, che si occupava di sicurezza ambientale in Ausimont, è deceduto, come ha comunicato alla Corte il suo difensore, l'avvocato Alecci, del Foro di Milano. Il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è indagato in 2 dei 3 filoni di inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica dell'Aquila su altrettanti appalti gestiti dalla Regione Abruzzo. Le indagini sono particolarmente complesse, ma tra gli indagati anche funzionari della Regione, ingegneri e progettisti. Il servizio di Andrea Costantini. La mia posizione è assolutamente estranea a qualsivoglia fattispecie di reato e auspico un espletamento rapidissimo di ogni indagine. Così si è pronunciato ieri il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso sull'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila e sfociata ieri nel blitz dei carabinieri a Palazzo Silone, sede aquilana della Regione. Un'inchiesta per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, allo stato ancora difficile da decifrare nella sua complessità, anche perché divisa in 3 filoni principali, 2 dei quali coinvolgono direttamente D'Alfonso, come da lui stesso specificato. Filoni riguardanti 3 appalti gestiti dalla Regione Abruzzo: la ricostruzione di Palazzo Centi all'Aquila, danneggiato dal sisma, quello per i lavori di edilizia residenziale a Pescara, quello per la realizzazione del parco didattico del Lavigno. Per i lavori di Palazzo Centi, 7 persone sono indagate e tra queste non c'è D'Alfonso. I 7 sono il capo della segreteria di D'Alfonso, Claudio Ruffini, Eugenio Rosa, amministratore delegato della ICET Engineering, ditta arrivata terza nella gara vinta dalla Edil Costruzioni Generali di Isernia, i 3 componenti della commissione di gara, i funzionari regionali Giancarlo Misantoni, presidente della commissione, Roberto Guetti e Silverio Salvi, e i progettisti Alessandro Pompa e Gianluca Marcantonio, da poco peraltro entrato nel comitato tecnico scientifico della struttura del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. La procura contesterebbe pressioni per la scelta dei nomi in commissione e anche che i progettisti avrebbero avuto gli elaborati progettuali 4 mesi prima del bando di gara. Il presidente D'Alfonso risulta invece indagato per gli altri 2 filoni nel pescarese. Il primo riguarda il preventivo di spesa per la manutenzione di immobili Ater City in via Salara Vecchia e in via Caduti per Servizio a Pescara. Con il governatore risultano indagati anche il progettista Gianluca Marcantonio e il presidente dell'Ater di Pescara Virgilio Basile. Quindi c'è l'altra tranche pescarese, interventi del masterplan per il territorio di Letto Manopello, peraltro paese d'origine dello stesso D'Alfonso, per la progettazione del parco didattico del Lavigno. Gli altri indagati su questo versante sono il dirigente della provincia di Pescara Paolo D'Incecco, l'architetto Enrico Di Paolo, il geometra di Letto Manopello Tino Di Pietrantonio e il responsabile ufficio manutenzione dell'Ater Carmine Morelli. Come specificato ieri da D'Alfonso, il governatore ha ricevuto richiesta di proroga di indagine su fatti legati a Penne. Iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 18 novembre 2015, fa sapere lo stesso D'Alfonso. La vicenda riguarderebbe la vendita di una ex scuola. Ho fiducia nell'operato della magistratura, ha dichiarato D'Alfonso, così come ne avevo in passato quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative. E questa mattina sono arrivate le prime dichiarazioni da parte del governatore D'Alfonso dopo la notizia dell'inchiesta. L'abbiamo raggiunto all'Aquila, vediamo. Non mi occupo di questa analisi sociologica, so che si fanno ma non sono all'altezza di condurla. Comunque sereno. C'è uno stato d'animo
che è quello della tranquillità coincidente con la totale estraneità, e non vedo l'ora di poter concorrere, ma non solo documentalmente, ho un patrimonio conoscitivo frutto di 30 mesi di lavoro che secondo me è utile per arrivare a fondo di qualsiasi verità. Grazie. E a intervenire sul caso anche il Movimento 5 Stelle, che chiede al governatore d'Abruzzo di riferire in Consiglio regionale. Paolo Renzetti. Pettinari, qual è il giudizio politico del Movimento 5 Stelle su questa inchiesta che ha toccato anche il presidente della Giunta Luciano D'Alfonso? Io presenterò un'interrogazione urgente in Consiglio regionale per chiedere al Presidente di riferire sulle vicende che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Noi dobbiamo capire, approfondire, ci deve spiegare se è vero, non è vero, cosa è vero, cosa non è vero, perché i consiglieri regionali e a maggior ragione noi, questa opposizione, deve essere messa nelle condizioni di conoscere per poter eventualmente esercitare pienamente le funzioni di sindacato ispettivo, di controllo sugli atti assunti. Questo è un dovere istituzionale, noi lo eserciteremo fino in fondo. Voi siete anche garantisti però. Ma noi riteniamo che le indagini vanno approfondite. Sicuramente ringrazio la magistratura inquirente e le forze dell'ordine che ancora una volta dimostrano di svolgere pienamente le proprie funzioni, perché la rilettura degli atti assunti dalle pubbliche amministrazioni da parte dell'autorità giudiziaria è sempre una garanzia di legalità per la collettività. Continuiamo a parlare dei danni del maltempo e delle frane. Andiamo a Teramo e prosegue l'emergenza che sta impegnando i vigili del fuoco nelle numerose frane causate dallo scioglimento dell'eccezionale coltre di neve a metà gennaio e dalle successive piogge. Dopo il terremoto, ora la principale criticità è proprio rappresentata dalle tante frane. Ben 80 gli interventi effettuati nella giornata di ieri, in cui la metà relativi alla frana che da alcuni giorni sta interessando Ponzano di Civitella del Tronto, causando notevoli dissesti ai fabbricati, interruzione dell'energia elettrica e i blocchi della viabilità stradale. Al momento nella zona rossa interessata dalla frana di Ponzano sono stati evacuati 24 edifici per un totale di 90 persone. Attualmente in corso anche le attività di intervento per il recupero dei beni all'interno delle abitazioni danneggiate dalla frana, che sta impegnando oltre 20 vigili del fuoco. Intorno alle 20 di ieri sera invece i vigili del fuoco sono stati chiamati per una nuova frana che si è attivata in località Castelnuovo di Campli, dove è improvvisamente crollata la scarpata alta e ripida del torrente Siccagno per un fronte di circa 80 metri. A causa della frana sono crollati un tratto di recinzione del cortile di un'attività produttiva, una cabina Enel di media tensione alta circa 6 metri, due rimesse e un tratto di circa 25 metri della strada comunale. Il crollo della cabina Enel ha lasciato senza alimentazione elettrica tutti gli edifici della zona, costringendo gli abitanti a passare la notte al buio. I primi ad arrivare ieri sera sono stati proprio i vigili del fuoco, che si trovavano in zona per un sopralluogo ad una frana di località Pastinella. I vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono resi conto subito della gravità del movimento franoso, considerato che il fronte di frana si collocava alla distanza di appena un metro dall'edificio più vicino. Nel corso dell'intervento sono stati immediatamente evacuati 3 edifici per un totale di 30 persone. Poi l'intervento è proseguito con il favore della luce diurna, che ha consentito di confermare la gravità della situazione e di rilevare che il materiale franato ha ostruito il corso del torrente Siccagno, creando un piccolo invaso che si sta progressivamente alzando di livello. Inoltre, in mattinata la squadra dei vigili del fuoco presente sul posto era impegnata per dei recuperi. Si è verificato un ulteriore crollo di terreno sottostante al fabbricato più vicino, le cui condizioni di stabilità stanno diventando sempre più precarie. E ora ci occupiamo dell'inaugurazione che è avvenuta questa mattina all'Aquila dell'anno giudiziario della Corte dei Conti abruzzese, e ad aprire c'è stato il discorso del presidente Tommaso Miele, che ha chiesto alla politica di avere più fondi e personale per migliorare l'efficienza dell'attività della stessa Corte. Il servizio di Filippo Tronca. In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche di fondamentale importanza per il risanamento dei conti pubblici, e in cui si assiste quotidianamente ad una gestione disinvolta delle risorse pubbliche da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli,
La Corte deve essere messa in condizione, con personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell'interesse del Paese, delle istituzioni e soprattutto dei cittadini. È cominciata oggi all'Aquila, con un appello del presidente Tommaso Miele alla classe politica, l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Abruzzo. Un appello volto a chiedere più risorse e personale, ad oggi inferiore di oltre il 30%, al fine di rendere ancora più efficiente un organismo a presidio del buon uso dei soldi dei cittadini e baluardo contro la corruzione, il cui operato è tanto più prezioso in tempi di crisi economica e scarsità di risorse. Anche perché, come si può evincere dalla relazione, molto critico resta il fronte del danno erariale causato dalla cattiva e spesso fraudolenta amministrazione della cosa pubblica da parte di amministratori di vertice, ma anche dipendenti pubblici, infedeli o semplicemente incapaci e non all'altezza. Danni causati ad esempio dalla piaga dell'assenteismo o dall'indebita concessione di finanziamenti pubblici, compresi anche quelli per la ricostruzione post-sismica. Nel corso del 2016 la sezione abruzzese ha infatti emesso 46 sentenze, di cui ben 24 di condanna. La Corte dei Conti è poi chiamata oggi a controllare anche l'operato della Regione Abruzzo a presidio degli equilibri di bilancio e nella sua relazione il presidente Miele ha ricordato in particolare l'esito non certo positivo delle verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate fino a maggio 2016. Occhiuto esame che ha evidenziato forti anomalie nel 70% dei casi, ovvero per i 2/3 delle leggi è stata trascurata la copertura o è stata ottenuta con aumenti apodittici e non dimostrati delle entrate. Il procuratore regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, ha poi puntato l'indice contro i numerosi contenziosi che nascono a seguito di procedure che finiscono per diventare illecite perché condotte con troppa fretta all'ultimo momento utile, magari per non perdere un finanziamento. Snocciolando i numeri, Stanchi ha evidenziato che nel 2016 si è registrato un aumento di fascicoli aperti, pari a 1.191 a seguito di 2.767 indagini. 77 sono state licitazioni in giudizio e 8 le richieste di sequestro preventivo. Ed ora ci spostiamo ad Alba Adriatica con la cronaca. A seguito di indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Teramo con la collaborazione del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica, sono state eseguite 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Teramo per i reati di usura continuata e tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore della provincia di Teramo. La vicenda ha avuto inizio nell'estate del 2016 quando l'imprenditore, trovandosi in momentanea difficoltà economica, si è rivolto a uno dei destinatari della misura di custodia, il quale, a fronte di un prestito richiesto di 10.000 euro, ha preteso la restituzione mensile di 1.500 euro, applicando tassi di interesse altamente usurari. Lo stesso imprenditore, alcuni mesi dopo, al fine di onorare il debito contratto, si era rivolto ad un altro soggetto, anch'esso destinatario della misura di custodia in carcere, che a sua volta, a fronte di un prestito di 20.000 euro, ne pretendeva a titolo di interessi il pagamento mensile anticipato di 6.000 euro. La vittima, non potendo più soddisfare i debiti contratti e fortemente intimorito dalle pressioni e dalle minacce continue, si è rivolto ai carabinieri di Alba Adriatica. La vicenda risulta particolarmente significativa dei metodi utilizzati da esponenti della criminalità che reinvestono i proventi illeciti effettuando anche attività di usura verso imprenditori in difficoltà economica per poi operare minacce, per costringerli a versare somme richieste, un fenomeno in crescita nella provincia di Teramo per le note difficoltà in cui versa questo territorio. E oggi c'è stato il via libera della commissione Valanghe, il via libera alla riapertura degli impianti sciistici e da domani si scia a Prati di Tivo. Tania Bonici Castelli. Arriva il via libera dalla Commissione Valanghe e riapre la provinciale 43 da Pietracamela a Prati di Tivo, stazione turistica invernale dove è tutto pronto per far ripartire la stagione sciistica. E salire per quella strada così ben sistemata fa bene al cuore in un momento nel quale si registrano disastri paurosi sulla viabilità in altre zone del Teramano. Stazione sciistica dei Prati di Tivo, qui è tutto pronto, domani si torna a sciare. Piste battute, neve perfetta, una montagna di una bellezza incredibile.
È stata dura, però insomma ce la facciamo e riprendiamo. Beh sì, finalmente direi ripartiamo. Domani tempo non bellissimo, ma domenica ci aspetta una domenica di splendido sole con questa neve eccezionale. Quindi non c'è più pericolo. Pericolo, cioè, non è che non c'è più pericolo, il pericolo si valuta giorno dopo giorno in montagna. Predetivo è una stazione alpina, ha il problema, ha sempre avuto da anni il problema delle valanghe, ci si convive, si cerca di fare attenzione, c'è una persona preposta a questo controllo da sempre. Io ho avuto il piacere e l'onore di collaborare negli anni con varie persone, esperti che si sono assecondati, da Enrico De Luca a Pino Sabatini, a Maurizio Felice, a Marco Cordeschi, persone che appunto quotidianamente, facendo i rilievi, danno l'ok per poter aprire. Quindi mi sembra anche una buona garanzia di sicurezza per le persone. E per chi avesse ancora timore delle valanghe, gli esperti assicurano che il rischio sarà valutato giorno per giorno, seguendo una carta delle valanghe che mappa dettagliatamente il territorio dei prati di Tivo e che esiste da molto tempo. Chi verrà qui sabato e domenica, che cosa potrà fare come sport sciistico? Tutto, snowboard, sci, ciaspole. È stata battuta anche la pista sopra la panoramica, quella che permette di sciare con alle spalle il Gran Sasso e dall'altra parte il mare. Si può sciare sulle piste battute, si consiglia appunto di non andare fuori dal battuto, ci sarà anche un maggiore controllo vista le condizioni di neve che c'è. E poi gastronomia e musica. Ah, quello sempre, non manca mai, a parere di Dio, insomma, un po' di buon umore. La neve appunto per noi è fonte di vita, noi quello che accade in tutte le stazioni del mondo, con la neve ci si diverte. Insomma, venite ai prati di Tivo. Sì, sì. I danni causati dal maltempo al comparto agricolo e alla zootecnia se ne è occupato ieri il senatore di Noi con Salvini Paolo Arringoni, che ha incontrato gli imprenditori dell'area vestina. Vediamo. Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile di Noi con Salvini per l'Abruzzo, ha incontrato ieri sera a Picciano gli imprenditori del settore agricolo e gli allevatori della regione per affrontare il tema dei gravi problemi arrecati dal maltempo del mese di gennaio. La visita del parlamentare è cominciata nel pomeriggio con la donazione di 145 quintali di fieno agli allevatori grazie a una raccolta fondi organizzata dallo stesso parlamentare in Valtellina. Ho potuto constatare dei drammi che stanno vivendo soprattutto le imprese dell'agricoltura e del comparto zootecnico, e ho risposto all'invito che è pervenuto da loro di partecipare a questa serata, innanzitutto per spiegare che cosa il governo ha in cantiere per loro, e effettivamente pochissimo, perché nel terzo decreto terremoto, quello che è stato varato il 3 di febbraio, purtroppo dimentica i tanti comuni del Teramano ma anche dalla provincia di Pescara che non erano ricompresi nei comuni, nei 131 comuni dei due crateri del terremoto di agosto e di ottobre, e questo è un problema enorme, e qui il governo deve intervenire. L'ho detto anche ieri in Parlamento, intervenendo su un provvedimento, il decreto mille proroghe, durante la conversione del terzo decreto terremoto il governo deve assolutamente dare risposta a queste comunità a partire dal settore agricolo e zootecnico. L'evento, organizzato dal portavoce dell'Associazione Allevatori, Gabriele Colasante, che si dice disposto anche a manifestare a Roma in caso di mancata risposta da parte del governo. E non vediamo aiuti che arrivano, non vediamo un governo che si muove, e quindi cerchiamo di dare voce ai nostri allevamenti, alle nostre disgrazie, e cerchiamo di ottenere qualcosa da questo governo. Se non ci saranno degli accordi o non ci sarà delle risposte positive, allargherò la cosa, e quindi siamo disposti sì ad andare a Roma, ma non solo come abruzzesi, credo anche come tutti gli allevatori italiani. Ancora difficile la situazione degli istituti riuniti di Chieti, e a chiedere trasparenza e soprattutto lo stato dei fatti è stato il consigliere forzista Mauro Febo.
Febbo, si parla ancora degli istituti riuniti di Chieti, c'è una situazione non facile, ci sono state, come avete detto anche questa mattina in conferenza stampa, delle dimissioni a catena negli ultimi tempi, ci sono anche problemi di fondi, andare avanti non è semplice, voi chiedete chiarezza ed anche risposte certe. A noi ci sembra che non ci sia la voglia di farci conoscere gli atti che vengono prodotti, c'è un designato da parte del centrodestra, perché è un organo fatto da 3 membri, 2 toccano la maggioranza, uno alla minoranza, il nostro membro non viene riconosciuto, 2 anni fa perché era, secondo qualcuno, era incompatibile, abbiamo dimostrato con il ricorso all'ANAC che è compatibile, allora non viene ratificato, contemporaneamente altri membri che vengono nominati si dimettono, ieri in settimana sono dimessi anche i revisori, la situazione debitoria nei confronti dei fornitori delle banche è all'esasperazione, vorremmo avere chiarezza, non vengono pubblicate tutte le delibere sul sito e sull'albo operatorio, non vengono segretate numerose determine soprattutto per quelle che sono proroghe di appalti, e questo chiaramente non si può fare tecnicamente perché bisogna fare le gare per le forniture, per le consulenze, eventualmente per le assunzioni. Ecco cosa stiamo denunciando, soprattutto ci preoccupa che un istituto che ha a Chieti è riconosciuto da tutti come un ente benefattore venga portato all'esasperazione e magari ci siano altri interessi. Quindi a questo punto, secondo voi, cosa bisognerebbe fare? Bisogna immediatamente riportare gli organi, legalizzare gli organi, quindi portare gli organi al numero perfetto, che viene così come le norme prevedono, e soprattutto procedere all'ASP definitivamente così come la legge procede. Immediatamente dopo credo che tutte le problematiche si possano risolvere. Storia del territorio e sviluppo futuro, se ne è occupata questa mattina nel corso di un convegno la CGIL, che chiede di parlare soprattutto dell'industrializzazione selvaggia. Elisa Leuzzo. La nostra storia, la fragilità del nostro territorio e del lavoro, il presidio del territorio, le prospettive delle aree di crisi complessa. Sono sostanzialmente questi gli argomenti discussi questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara durante l'incontro aperto organizzato dalla CGIL dal titolo Conoscere il passato, progettare il futuro. Noi oggi facciamo una riflessione e facciamo delle proposte, partendo da alcune considerazioni, che è necessario un modello di sviluppo industriale diverso in questa regione, che è una regione che ha un territorio fragile e che ha necessità di bonificare una parte del territorio, di non rinunciare a uno sviluppo industriale che deve essere però uno sviluppo inclusivo e sostenibile. E quindi facciamo delle proposte e sarà presente il vicepresidente che sta arrivando della Giunta, l'onorevole Lolli, perché chiederà di avere più risorse e di finalizzarle ad un tipo di sostenibilità che tenga conto del rispetto del territorio che è stato devastato da una industrializzazione selvaggia negli anni precedenti. Apriamo la pagina dello sport con la Serie A, e dopo l'arrivo del tecnico Boemo a Pescara ieri, oggi la prima giornata di lavoro per Zeman, la sua seconda esperienza come allenatore del Pescara. Oggi peraltro la società ha sollevato dall'incarico anche il collaboratore tecnico Zauri, che aveva diretto gli allenamenti dopo l'esonero di Massimo Oddo. Doppia seduta per i biancoazzurri, fermo buyback mentre Campagnaro si è sottoposto ad esami strumentali i cui risultati saranno resi noti. E dopo la seduta del mattino Zeman ha incontrato la stampa in una conferenza. Ascoltiamo. Vabbè, io penso che dobbiamo pensare, devo pensare a tutte e due cose. Io ripeto, noi giochiamo, abbiamo 14 partite da fare, dobbiamo cercare di fare meglio possibile. Poi è normale che realisticamente pensare alla salvezza è difficile, perché dovremmo vincere forse le partite che non deve vincere nemmeno la Juventus, quindi dobbiamo fare partita su partita pensando di partire oggi da zero per vedere che cosa riusciamo a fare in questi 3 mesi. Sono venuto per lavorare, per cercare di fare la squadra che può divertire, è normale che in questo momento Pescara ci si diverte poco, però ci dobbiamo provare, io dico che si prova facendo un lavoro, cercando di fare il meglio possibile. Poi, Pescare ultima vuol dire che qualche limite ce l'ha, e noi questi limiti vogliamo cercare di eliminare se si può il più presto possibile.
No, sui giocatori non abbiamo provato cose semplici, volevo vedere come reagiscono, se si applicano, se cercano di capire o se lo fanno tanto per fare. Sono rimasto abbastanza soddisfatto sul comportamento. È normale che la strada è lunga, che poi in due giorni non riesco a trasmettere quello che vorrei fare, ma spero che cominciando la strada si arriverà a vedere qualche cosa di positivo. A dire la squadra anche abbastanza sfortunata, perché certe volte meritava qualcosa di più, è normale che poi pesa sul cervello questi insuccessi. E poi valutare così è difficile, nel senso che ha spesso cambiato atteggiamento. Penso che una squadra che non ha proprio il suo gioco, cambiando è difficile migliorare. Vabbè, io vedendo le partite prima, io penso che fisicamente la squadra non ha retto sempre 90 minuti. Ora è normale che io non posso venire e spingere troppo, però piano piano speriamo che si riesca a migliorare le condizioni fisiche. Paparola lo dice, se uno è tifoso di fare. Io mi rendo conto che la situazione è brutta, che non sono contenti, e hanno anche la ragione di protestare, ma spero che durante i 90 minuti riescano a cercare di aiutarci. Adesso io mi devo affidare a questa rosa, questo. Poi in futuro è normale che vorrei dare possibilità ai ragazzi che hanno qualità. Mi devo basare su questi due giorni che faccio, poi in futuro sì, valuterò di settimana in settimana chi mi dà maggior affidamento. Il discorso anche lì, che non voglio farli diventare troppo bravi, sennò il presidente non li vende. E a parlare questa mattina anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha spiegato l'ingaggio del tecnico Zeman. Lui aveva parlato con il direttore per l'anno futuro, poi è arrivato Massimo, ha fatto molto bene, quindi da parte nostra c'è stata l'idea di confermarlo e penso che abbiamo fatto anche bene, e quindi magari ci può essere delusione, però con il mister io non ho avuto mai nessun problema, e come ho detto prima in conferenza ci siamo trovati con uno sguardo e abbiamo trovato l'accordo. Qualcuno dice che questa sia stata, presidente Sebastiani, anche una mossa in funzione dell'ambiente, del pubblico, per cercare di riconquistare i tifosi. Ma qualcuno qui dice troppe cose. Purtroppo qualsiasi cosa tu faccia c'è sempre un retropensiero che a me non mi riguarda, non mi tocca. Se ho preso Zeman perché abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti, se no prendevo un altro era uguale, se no mi stavo come stavo e non avevo nessun problema. Quindi qui dobbiamo smetterla di pensare sempre a che cosa c'è dietro, cominciamo a guardare avanti, che forse facciamo meno danni. Il mister, giustamente, essendo stato contattato e conoscendo me, ha chiesto che idea avevo io, perché è chiaro che se fai un programma con una persona e poi tu vai via, probabilmente una persona normale si preoccupa, e così ha fatto il mister. Io gli ho ribadito quello che vi ho detto prima a voi, cioè che io sono qui al posto mio, se c'è qualcuno che possa fare meglio e quindi fare ancora di più il bene del Pescara, io sono a disposizione. Se non c'è, basta con le chiacchiere e bisogna lavorare. Zeman è a Pescara da poche ore, però si vede già il cambiamento, il Poggio degli Ulivi dopo due mesi riaperto al pubblico, tifosi che sui social ovviamente hanno accolto favorevolmente l'arrivo di Zeman, e anche la squadra, vedendo l'allenamento dalla tribuna, sembra rinfrancata dall'arrivo di un nuovo tecnico. Sai, quando c'è un cambio c'è sempre una scossa, si dice sempre, no? Bisogna cambiare per dare una scossa. Io non penso che i ragazzi siano contenti che magari l'avventura del vecchio allenatore sia finita così, però è evidente che qualcosa bisognava fare, è stato fatto, e adesso mi verrebbe da dire sono fatti loro. Ora la
Lega Pro con il Teramo. Un problema in allenamento ieri pomeriggio per Mirko Spighi, l'ex centrocampista della SPAL, ha avuto un risentimento al polpaccio e solamente gli esami potranno valutare l'entità dell'infortunio. Una tegola per il Teramo che si prepara al trittico di campionato che prevederà il Sud Tirolo, il Pordenone e il Padova. Il servizio di Jacopo Forcello. A pochi giorni dalla gara col Sud Tirol, la prima vera cattiva notizia per Guido Ugolotti è il nuovo stop per Mirko Spighi. Il centrocampista arrivato nella finestra di gennaio si è fermato ieri pomeriggio durante la prima partitella nella quale il tecnico lo aveva schierato mezzala nel modulo col tridente, che potrebbe essere una variante a disposizione del neotecnico del Teramo. L'infortunio, anche se solamente gli esami ne valuteranno la reale entità, priverà quasi certamente Ugolotti di una pedina a centrocampo nel match interno di domenica pomeriggio. Una partita da non fallire dopo il rovescio di Fano di lunedì sera e che apre un trittico per i colori biancorossi e cui passeranno buona parte delle prospettive future. Perché dopo gli altoatesini del bomber Ettore Gliozzi, finora 9 centri in campionato, il diavolo se la dovrà vedere col Pordenone del grande ex Danilo Bulevardi nel recupero di mercoledì, prima della trasferta di Padova di settimana prossima. Chiaro che nessuno, Ugolotti in primis, vuole fare delle tabelle di marcia, ma è altrettanto vero che il Teramo deve necessariamente dare uno scossone immediato ad una classifica preoccupante e sfruttare il match di recupero per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona calda, cercando di staccare proprio il Fano che inizia a farsi preoccupante alle spalle. Come detto, doppia variante per il Teramo, almeno nelle intenzioni e nelle prove in allenamento. Il 4-3-3 con Sansovini unica punta e che è stato affiancato da due ali veloci come Petrella e Di Paolo Antonio, quest'ultimo leggermente adattato. Sembra questo il sistema privilegiato, come aveva ammesso lo stesso Ugolotti nella conferenza stampa di presentazione, specie per la struttura a 4 della difesa. Ma sempre nella giornata di ieri il tecnico ha provato anche il 3-5-2 inserendo Caidi con Milleri e Speranza dietro e dando spazio a Barbuti e lo stesso Di Paolo Antonio in avanti. Insomma, il numero 7, almeno nelle gerarchie offensive, sembra essere praticamente inamovibile. Intanto, sul fronte direttore sportivo, per il momento i tempi si allungano col presidente Campitelli, che sembra volerci riflettere un po' su, prima di gettarsi in un'altra avventura, viste come sono finite le prime due. I nomi sul piatto non sono tantissimi, per questo il tempo sembra essere il principale alleato della dirigenza biancorossa in vista della stagione che verrà. Prima la salvezza, e non sarà affatto semplice, e poi si penserà alla costruzione della rosa futura. Il TG6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.